Buongiorno amici patologi arrampicatoria. Starete chiedendo cosa sta facendo il vostro esperto di patologia arrampicatoria in questa location di Vignasca un po' anomala. Oggi ho avuto una bella pensata. Ok, thanks. Di andare a fare una sciata mentre andavo a lavorare a Livigno per la traumatologia per perdere un po' di peso e sono caduto. Non mi sono fatto niente, non preoccupatevi. Ma fino al ghiaccio ho pensato, boh, finisco il ghiaccio, non devo neanche fare la crioterapia. E dato che non voglio alzarmi perché sono troppo stanco, adesso vi parlerò un pochino della crioterapia. Cos'è crioterapia e perché serve al climber? In pratica è applicare ghiaccio, mi stanno apparendo anche gli occhiali, applicare ghiaccio sulla parte infiammata. Questo serve per andare a, non a togliere il dolore come si crede erroneamente, ma a ridurre il tempo dell'infiammazione, in quanto noi paradossalmente potenziamo l'effetto vasodilatatorio dell'infiammazione e quindi andiamo a renderla più rapida, ok? Sono diversi trucchi per farlo e adesso nel prossimo spezzone andrò a mostrarvi. Adesso mi alzo perché mi sto congelando dietro. Eccomi tornato finalmente nella comfort zone, adesso andiamo a vedere come dobbiamo applicare il ghiaccio per applicarlo in maniera sicura. Una raccomandazione, il ghiaccio può causare delle ustioni, ok? È più facile nell'anziano e ci sono anche anziani che arrampicano, ma in realtà sono più rari quelli che mi seguono su YouTube, e quindi è più facile se uno ha una cute con dei problemi o dei problemi di vascolarizzazione, specialmente alla mano. Quindi grande cautela nell'usare il ghiaccio, bisogna partire in maniera sempre progressiva per capire come risponde la nostra cute, perché in verità non lo sappiamo come risponde la nostra cute. Come si applica? Applicato in maniera sicura, quindi mai metterlo quando ci si sta per addormentare, quando si è bevuti robe così. Applicarlo sempre, no, applicarlo per applicarlo in maniera più sicura, meglio non applicarlo in maniera che sia a diretto contatto con la cute, ok? Quindi applicare, se non abbiamo una borsa di ghiaccio, applicarlo sempre utilizzando un panno di quelli di spugna, ok? Come fare? Allora, procurarsi cosa per il ghiaccio, metterlo in frigo per il ghiaccio. Si butta tutto in un sacchettino qualsiasi, elastichino a chiudere il sacchetto, ok? Si inserisce nella spugna e si appoggia così, ok? Questo è un metodo sicuro perché va a ridurre il problema del rigelo, ok? Non si riduce del tutto, ma comunque c'è una discreta riduzione. Come lo si applica? A cicli si applica il ghiaccio, lo si toglie e poi lo si rimette. Più cicli si fanno, più funziona. Più macro cicli si fanno in un giorno e più funziona. Ecco, molti pazienti che vengono a visita mi dicono: sì, dottore, io il ghiaccio l'ho fatto, l'ho messo sempre, e poi io vado a indagare perché quando una cosa non funziona mi chiedo sempre perché, e molti mi dicono che usano il gel perché è molto comodo, se lo mettono direttamente sul dito. E va bene, allora il gel è molto comodo, sono d'accordo anch'io, ma ho fatto la prova, provate anche voi a casa, vi prendete un termometro all'infrarosso, tirate fuori il gel, guardate la sua temperatura con l'infrarosso, vedete che è una temperatura a seconda del vostro freezer, meno 5, meno 3, meno 10, in base a come avete settato il freezer. Ma se voi lo mettete sulla mano e andate dopo 3-5 minuti a rivedere la temperatura, vedete che quella temperatura si è alzata drasticamente, ok? Vi trovate valori sui 15, a volte anche sui 20 gradi, ok? E quindi non sta facendo il ghiaccio, sta solo facendo fresco, capito? Il ghiaccio normale invece cosa fa? Quando quel pezzo di ghiaccio si scalda e va sopra i 0 gradi, cosa succede? Cosa succede, lezione di scienze? Dobbiamo chiamare Piero Angela? No, si scioglie, l'acqua se ne va e sotto quest'acqua cosa c'è? C'è dell'altro ghiaccio a meno 3, ok? E quindi andiamo a rimuovere il calore in maniera prolungata e andiamo a creare quella vasocostrizione che poi rilascia quei fattori, quei mediatori che vanno poi a dare la vasodilatazione, che è quello che stiamo cercando. Quindi non usate il gel, usate il ghiaccio vero con la metodica che vi ho fatto vedere prima, o con l'ice ring, altre metodiche più avanzate ma che sono più pericolose, quindi se non siete controllati ve le sconsiglio. Bene, gli esperti di YouTube mi dicono che il video è già diventato troppo lungo perché parlo troppo, quindi la seconda parte del video la pubblicheremo fra un po', anzi quando raggiungiamo 100 mi piace, con i blogger seri, pubblichiamo la seconda parte, nel frattempo fate mi piace, share, quelle robe lì, da giovani, pubblicatelo anche su Facebook, quelle cose lì, e mi raccomando, riguardatelo nel caso, state molto attenti perché
Comunque il ghiaccio può anche fare dei danni, ma dà molto aiuto, ok? Quindi ghiacciamoci. Buona arrampicata a tutti. Sì, sì, a posto. No, sono caduto, mi è venuta in mente una cosa, me la registro, se non me la dimentico. Riprendiamo.